Buonasera a tutti e benvenuti con il nostro primo appuntamento di Fischio d'Inizio, la trasmissione che accompagnerà tutti i prepartita delle gare. Qui con me Cosimo Lenti, il mio co-conduttore. No, non ti sento, Cosimo. Va bene, allora partiamo subito. Dunque, è giornata di vigilia. Quindi chiaramente il Taranto recupera questa gara contro la Fidelisandria, caro Cosimo, e abbiamo anche la conferenza stampa di Mister La Terza, quindi a breve la sentiremo. Dobbiamo partire però con il primo argomento, caro Cosimo. Sì, ti sento, caro. Partiamo con l'analizzare Ok, benissimo, questa benissimo. Un gara saluto a tutti. Taranto-Andria. E allora, caro Cosimo, che partita ci aspetta? Te lo chiedo. Abbiamo anche, tra l'altro, con noi il direttore di BluNote.it, Dante Sebastio. Ciao Dante, buonasera. Ciao direttore. Buonasera, buonasera a tutti voi ragazzi e in bocca al lupo per la trasmissione, grazie per l'invito. Grazie a te, direttore, che ci accompagni in questa nostra prima puntata. Allora, direttore, è tempo di Taranto-Andria. Finalmente recuperiamo questo match. Non è un match qualsiasi, perché l'Andria chiaramente è lì appaiata, si può dire, quasi contro di noi. Direttore, che partita ti aspetti domani? Come vedi il Taranto? Come vedi l'Andria? Chi arriva meglio all'incontro? Ma sicuramente chi arriva meglio all'incontro è il Taranto, perché è reduce da una roboante vittoria come quella di Sorrento, a differenza dell'Andria che invece ha perso a Picerno e da quello che abbiamo letto, da quello che abbiamo visto, una sconfitta anche abbastanza meritata che ha fatto andare, diciamo, su tutte le furie il tecnico Panarelli. Quindi il Taranto vola sicuramente sulle ali dell'entusiasmo. Ma questo campionato ha dimostrato che non esistono partite abbordabili, partite facili, partite semplici. Quindi mi aspetto come sempre una partita molto tirata nei primi minuti, molto equilibrata, con due squadre che si studieranno. Poi bisognerà vedere se deciderà l'episodio, se non deciderà l'episodio. Comunque è una partita tra due squadre abbastanza organizzate, ben messe in campo, con due allenatori molto giovani e abbastanza preparati. E tra l'altro, Dante, dobbiamo dire che le squadre hanno più o meno, ecco, lo stesso attacco, però il Taranto può vantare, ecco, diciamo così, di avere la miglior difesa del torneo. Quindi chiaramente non ci si aspetta una partita un po' chiusa vedendo i numeri. Però il Taranto sta rinforzando la squadra, direttore. È arrivato Silvestri, ma poi ne parleremo per capire anche che tipo di acquisto è. Si parla anche di Rizzo, anche se sembra un attimino sfumata la trattativa. Però il Taranto, almeno visto contro il Sorrento, abbiamo visto un'ottima squadra. Ti ha sorpreso il 4-2-4, direttore di Mister La Terza? Sì, in un certo senso sì, perché non me l'aspettavo, anche perché nell'ultimo periodo il buon Laterza aveva lavorato molto sul 4-2-3-1 per consentire a Tissone di entrare nei meccanismi, no, della squadra. E la capacità e la bravura di Laterza sta proprio in questo, cioè nel leggere il tipo di partita, il tipo di avversario. È un allenatore molto bravo da questo punto di vista. E quindi mi ha sorpreso il fatto che abbia voluto schierare due punte, soprattutto in una partita che comunque si presentava abbastanza difficile, perché il Sorrento aveva perso sia ad Andria, ma aveva giocato un'ottima partita, sfiorando il gol in diverse circostanze. Per cui non è stato sicuramente un azzardo, però comunque è andato lì con il chiaro segnale, con il chiaro intento di voler vincere la partita, non di strappare un punto e rimuovere la classifica. Quindi Esatto. adesso vedremo se domani confermerà questo stesso impianto tattico, anche se credo ci sia qualche problemino di formazione, qualche dubbio, poi ne parleremo più in là proprio con Cosimo, che è il deputato alla probabile Sì, formazione. esatto. Allora, direttore, questa domanda la giro a te, perché sei tu l'esperto di mercato. Ci sono Vero? novità di Sì. Prinari? Credo che ovviamente prima della partita non se ne farà nulla. Quasi perso, diciamo così, Rizzo, perché Nicolas Rizzo, l'argentino di
27 anni, che andrà molto probabilmente alla CR Messina, quindi rimarrà in Sicilia e soprattutto nello stesso girone. La CR Messina è capolista del girone I, proprio come il Taranto, però l'argentino dovrebbe scegliere appunto la CR Messina e rimanere lì. A questo punto il Taranto potrebbe dirottarsi nuovamente su Prinari, sul quale c'era stata una leggera frenata perché l'Andria non vuole cederlo comunque a una diretta concorrente, però molto penso che dipenderà dal risultato di domani. Qualora il Taranto dovesse vincere, allora questa vittoria potrebbe agevolare la trattativa e farla e condurla in porto e farla andare a buon fine. Quindi esatto. Molto dipenderà anche dal risultato. Dante, una domanda te la faccio io. Il nome di Cunzi è ancora possibile? No, credo proprio di no, perché Cunzi ormai è stato trattenuto dal Sorrento, anche se in questo momento a Sorrento c'è un po' di maretta, perché a quanto pare il direttore sportivo Amodio, che abbiamo avuto ospite nella nostra trasmissione sabato, va verso le dimissioni, così come il direttore generale. Ecco, c'è una sorta di repulisti a Sorrento e non credo che a questo punto della stagione, con una squadra che comunque sta lottando per mantenere la categoria a questo punto, anche se a qualche partita in meno, non credo che si liberi di un calciatore importante come Cunzi, nonostante col Taranto comunque non abbia ben figurato e non abbia fatto una grandissima prestazione. Quindi esatto. credo che la trattativa di Cunzi ormai possa considerarsi morta e sepolta. Direttore, andiamo a vedere la classifica prima di tuffarci in sala stampa, così vediamo la posizione di entrambe le squadre. Allora, questa è la classifica, è molto bella perché il Taranto è lì, seppur diciamo con il Lavello e con il Nardò, ecco, in comproprietà, però 34 punti per Taranto, Lavello e Nardò. Il Casarano è proprio la Fidelis Andria a 33, quindi abbiamo un punto di vantaggio. Picerno 32, Bitonto 29, Molfetta 27, poi c'è il Cerignola, che non riesco a vedere, direttore, quanti punti abbia, perché c'è il nostro logo, 25. 25. Ok, Rialaversa e Sorrento 24, Fasano 20, Brindisi e Francavilla 19, poi Puteolana e Portici 15, chiude il Gravina con 14, però se ricordo bene il Gravina addirittura ha 6 gare in meno. Esatto, il Gravina ha 5 partite da recuperare e se vogliamo, sono tante, direttore, quando le recupera queste partite? Sono tantissime, il Taranto ne aveva da recuperare 4, abbiamo visto tutti che difficoltà c'è nel dover recuperare tutte queste partite, è una sorta di mini campionato se vogliamo. Non è facile, anche perché per giocare ogni 3 giorni ed in Serie A fanno fatica, figuriamoci non ai dilettanti, dove non hanno chiaramente anche gli stessi strumenti, poi chiaramente Antonio Di Franco ci chiede a che ora è la partita, ovviamente alle 14:30 sempre allo stadio Erasmo Iacovone e Taranto Fidelis Andria. Abbiamo risposto anche ad Antonio Di Franco. Sì, poi ti saluta. Effettivamente hai ragione, Cosimo, è difficilissimo recuperare tutte queste partite, diventa difficile soprattutto per la squadra che deve recuperarle, perché poi sei costretto a un tour de force. Abbiamo visto cosa è successo al Taranto, cosa è successo al Sorrento stesso, che dopo le prime due o tre partite recuperate la squadra era nella media. Poi ha avuto un crollo verticale e ha subito 4 sconfitte consecutive. Quindi dipende molto e dalla rosa che hai a disposizione, se hai la panchina piuttosto lunga, questa può essere un aiuto, no? Perché comunque ti consente di apportare un massiccio turnover. Nel caso in cui non hai una panchina a disposizione, allora a quel punto è chiaro che la condizione fisica, l'aspetto fisico e mentale ne risentono abbastanza, quindi è veramente un campionato anomalo questo qui, soprattutto condizionato dal Covid. Ecco perché assistiamo a tutti questi risultati strani, no? A questi risultati che poi sono un po' inaspettati. Esatto, e allora andiamo a vedere insieme i convocati. Eccoli qui, questi sono i convocati per la partita di domani. Allora, i tre portieri sono tutte e tre classe 2001, il polacco Sekowski, Zagari e Caccetta,
Poi in difesa ci sono Rizzo, Guastamacchia, Boccia, Gonzales, Sheu, Ferrara e Silvestri viene chiamato appunto alla sua prima convocazione. Quindi Silvestri, dopo aver firmato, viene subito immediatamente inserito nella lista dei convocati. Poi abbiamo Marsili, Tissone, Matute, Marrazzo, Versienti e Dabbia a centrocampo. E poi un attacco molto molto ricco perché ci sono Guaita, Santarpia, Mastro Monaco, Falcone, Serafino, Corvino, Diaz, Corado. Abbiamo anche tante alternative, direttore, e si è aggiunto anche Silvestri, insomma, quindi la squadra è in salute. Torna Falcone, no? Ho visto che c'è anche Falcone. Torna Falcone, però come dicevamo in apertura di trasmissione, c'è qualche dubbio legato alle condizioni fisiche di Corado, che ha un leggero fastidio al ginocchio. Gonzales non è al meglio, quindi io credo che sia stato convocato soprattutto per fare numero, e rientra Falcone. A questo punto bisognerà vedere come si comporterà la terza, perché con il rientro di Falcone sarà costretto a scegliere tra lui e Santarpia, a meno che il tecnico non decida di tornare al 4-2-3-1, e a quel punto può schierare Santarpia sotto punta, cioè alle spalle della punta, con Falcone a sinistra e Guaita a destra. Esatto, vediamo la formazione. Sì, che ce l'abbiamo pronta, eh? Eccola qua, vai Cosimo. Allora, in porta abbiamo Cecoschi, linea con Boccia, Guastamacchia, Rizzo e Ferrara. Poi, come diceva Dante, ci sono dei punti interrogativi. Probabilmente il Taranto potrebbe tornare al 4-2-3-1 con Marsili e Matute in cabina di regia. Poi sulla tre quarti potrebbe tornare Tissone insieme a Falcone, che avrebbe recuperato dal lieve infortunio tenuto ovviamente prudenzialmente a casa domenica. Quindi sulla linea di tre quarti potremmo avere Santarpia, Tissone, Falcone e Diaz, e successivamente appunto l'estremo d'attacco Diaz. Dante, abbiamo anche i precedenti di grazie a Mimmo Galeone di Taranto Andria, e ci sono i precedenti che sorridono al Taranto, e in otto circostanze i rossoblu si sono imposti per 6 volte, c'è stato un pareggio e una sconfitta. La sconfitta la ricordiamo tutti, sotto quel naufragio avvenuto allo Jacopone, dove i rossoblu sono sconfitti per in panchina. Nel Taranto c'era, esatto, in panchina. Esatto. Mentre invece il primo incontro che si disputò fra Taranto e Andria allo Jacopone è datato 1 ottobre 1989 ed è il torneo di Serie C1 1989-90. Voi due non eravate nemmeno nati. No, io sono nato un paio di anni dopo, Dante, quindi no. Io avevo 18 anni, ero proprio nel fiore degli anni. Sei giovane ancora, direttore. Partite. Allora, andiamo a leggere qualche commento, Dante, così sì. Vediamo un po' chi ci scrive. Allora, domenica andiamo a Portici, ci chiedono se... Io ricordo in casa di nuovo contro il Casarano, Dante, ma forse sbaglio? No, domenica Taranto gioca a Portici, perché per domenica era prevista la sosta di campionato per il torneo, per consentire alla rappresentativa di Serie D di partecipare al torneo di Viareggio. Ovviamente per il Covid è stato cancellato, e quindi la Lega ne approfitta per recuperare. Il Taranto giocherà a Portici. Ok, poi c'è Stefano che ci scrive: occhio a montarsi la testa e non dare nulla per scontato. Col Fasano non è stata la prova, testa bassa e pedalare. Il Casarano con il cambio allenatore potrebbe non perdere per strada tanti punti come fatto finora, Dante. Effettivamente questo cambio allenatore potrebbe dare, no, al Casarano quella spinta in più, perché con Feola c'erano già stati dei problemi, forse era anche nell'aria, Dante, l'esonero di Feola. Anche le interviste, le sue dichiarazioni a volte non erano proprio convincenti, e sembrava già esprimere dei malumori all'interno comunque dello spogliatoio, della società stessa. Ma diciamo che per come è arrivato l'esonero di Feola ci ha colto un po' tutti di sorpresa, perché non immaginavamo che potesse arrivare dopo la vittoria. Avevamo pensato a un avvicendamento dopo la sconfitta di Aversa, una sconfitta abbastanza tosta,
E quindi diciamo che questo esodo ha un po', ci ha un po' colto di sorpresa, però hanno ingaggiato un allenatore che è abbastanza esperto, ha diverse, anche sì, diverse panchine in Serie A con la Regina, è un allenatore che con la Vibonese è stato promosso in Serie C vincendo lo spareggio col Troina qualche anno fa, e quindi è un tecnico che bada molto al sodo, non che Feola non badasse al sodo, ma probabilmente non sappiamo cosa sia successo, probabilmente tra il tecnico e la società si è arrivati a un punto tale che non si potesse andare più avanti. Sono d'accordo con Stefano Bernardo, non bisogna montarsi la testa, però c'è da dire che io mi fido moltissimo di Giuseppe Laterza, che probabilmente è il vero motore di questo Taranto, è l'allenatore che riesce a tenere comunque con la sua umiltà, la sua intelligenza, riesce a tenere comunque la squadra sempre sotto pressione, quella pressione giusta e buona che poi consente di entrare in campo e cercare di vincere qualsiasi partita. Esatto. Poi c'è una domanda per te, Dante, da parte di Carmelo, che ci chiede: buonasera, una domanda per Dante. Cosa dobbiamo temere dell'Andria, dato il loro momento positivo e le insidie di un allenatore come Panarelli? Non credi che vorrà far bene? Eh beh, Panarelli è un doppio ex. Per quanto mi riguarda, io temo proprio la voglia di tutti gli ex di una sorta di rivalsa, no? Perché proprio oggi noi di Brunote abbiamo fatto un articolo, e sono la colonia degli ex è tantissima, soprattutto tra i calciatori, anche se uno di questi fresco Marino non ci sarà, perché sappiamo che ha dei problemi di condizione. Anche Stasi è arrivato per ultimo, quindi io temo di questa Fidelisandria che insomma non è che viva un momento positivo dal punto di vista del gioco, dei risultati sì, anche se col Sorrento ha vinto soffrendo. È una squadra, se vogliamo, molto molto simile al Taranto, cioè una squadra sorniona che nel momento in cui meno te lo aspetti riesce a piazzarti il colpo, come è successo per esempio col Sorrento, un Sorrento che stava giocando abbastanza bene e poi è stato colpito con un calcio di punizione del solito Cerone che l'ha decisa. Temo però di questa Fidelisandria, temo la voglia di rivalsa di tutti questi ex, non che siano stati cacciati in malo modo, ci mancherebbe altro, però insomma, vogliono fare bella figura, no? Esatto, vogliono sempre dimostrare di essere comunque calciatori da Taranto. Poi Dante, c'è Vincenzo che scrive: potete leggere il mio sms, ho chiesto notizie di mercato, presto dire il nome chi prende Montervino, forse si riferisce ad altri colpi eventualmente in arrivo. Ma sì, abbiamo detto che dopo Silvestri verrà preso probabilmente un altro attaccante. Poi bisognerà, ripeto, valutare le condizioni di Corrado, perché ha avuto questo fastidio durante la partita con il Sorrento. Durante la settimana so che si è allenato, durante questi tre giorni si è allenato un po' così e così, non è al meglio della condizione, anche se il tecnico Laterza spera di poterlo schierare fino all'ultimo, e quindi in base anche ai recuperi di Corrado e di Abì, che non è al meglio della condizione, si potrà decidere la formazione. Quindi il reparto difensivo è a posto, non arriveranno più altri calciatori, mentre per quanto riguarda l'attacco è previsto l'arrivo di un trequartista seconda punta, di un sottopunta, quindi diciamo che qualora dovesse saltare Rizzo, che si è allontanato rispetto a domenica, perché domenica sembrava veramente a un passo, poi si è diciamo intromessa, è vero, sì, il Messina, si è intromessa la e ha scelto Messina. Il Messina e sì, anche per una questione di convenienza, perché non deve rimane in Sicilia, rimane nello stesso girone che già conosce perché lo disputa da qualche anno, e quindi sì. E poi va a giocare in casa della va a giocare con la capolista, anche a Taranto avrebbe giocato con la capolista. Sì, infatti diciamo che ha prevalso, ci sono state poi altre scelte. Francesco, come mi mancano i gradoni dello Iacovone, caro Francesco, a chi non mancano adesso, la mancanza inizia a essere fortissima. Cosimo, che ne pensi se andiamo in sala stampa e iniziamo a sentire le prime dichiarazioni di mister Laterza? Sì, prima però fammi fare una domanda a Dante al volo. Vai. Prima che me ne scordo. Vai. Secondo te
quanto sarebbe importante avere nel Taranto un calciatore come Cerone, se non proprio Federico Cerone, che è stato cercato dal Taranto quest'estate? Per il modulo che aveva in testa la Terza, che era quel 4-2-3-1, diciamo che nelle intenzioni di la Terza un calciatore come Cerone ci poteva stare. Poi considera che per quel ruolo il Taranto ha ingaggiato Tissone, che aveva comunque ricoperto quel ruolo quando giocava in Spagna, e quindi comunque ci stava bene. Però io, se devo essere sincero, con tutta onestà, per come questi ragazzi si stanno impegnando, per come ci stanno entusiasmando, io li terrei tutti. Li terrei tutti questi calciatori del Taranto, perché hanno avuto la bravura di fare gruppo, ripeto, grazie anche a una persona molto intelligente e umile come Giuseppe La Terza, che è riuscito a fare quadrato, perché se vogliamo questo gruppo è così granitico perché è tutto compatto intorno al suo allenatore, e questo è, le società sono importanti nella vittoria di un campionato, perché non ti devono fare mancare nulla, però si vince sempre e soltanto col gruppo, e noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quando quel Taranto famoso di Davide Dionigi, che me lo ricorda molto per analogie, questo Taranto qui riuscì a vincere il campionato di Serie B sul campo, di Serie C sul campo, però poi per le note vicende che tutti conosciamo fu radiato. Quindi vedo molte analogie, ecco perché mi tengo stretti tutti questi ragazzi, perché anche un Diaz che magari è stato criticato scende in campo sempre con la voglia di spaccare tutto, ed è questo lo spirito che noi vogliamo vedere. La promozione può anche non arrivare, però non si può dire, non si può negare che questo Taranto, che la Terza e i suoi ragazzi non abbiano fatto di tutto per provarci. È vero, finora è assolutamente così. Cosimo, allora andiamo in sala stampa. Vai. Vediamo la prima parte. Vai. Buongiorno a tutti. Abbiamo la possibilità di recuperare una delle nostre tre gare, che purtroppo precedentemente non abbiamo giocato. C'è qualche problema? Buongiorno a tutti. Abbiamo la possibilità di recuperare una delle nostre tre gare, che purtroppo precedentemente non abbiamo giocato. E ci approcciamo a giocare una buona gara, una bella gara, entusiasmante, perché affrontiamo una squadra importante. E lo facciamo sicuramente a distanza di tre giorni, dopo una buona gara, e sicuramente ci porta a più tranquillità e più entusiasmo nell'aver lavorato sia in questi due giorni, ma anche al... Sì, forse il video è un attimo andato, però mi sembra comunque abbastanza in forma anche la Terza, è contento di giocare perché sta vedendo la squadra comunque che sta bene in palla, Dante. Quindi questo un aspetto delle dichiarazioni di la Terza mi ha colpito moltissimo il fatto che lui abbia chiesto ai ragazzi, lui ha detto: noi volevamo arrivare a questa partita prima in classifica, senza aver disputato alcuni recuperi. Il Taranto ne deve disputare ancora tre, quello di domani è il primo, questo è un grande vantaggio, e quindi lui ha detto: noi ci siamo riusciti, adesso basta più pensare alla classifica, dobbiamo scendere in campo soltanto per vincerle. E questa è una frase che, diciamo, che mi ha colpito moltissimo, quindi evitiamo di fare calcoli, andiamo in campo solo per vincere, ed è credo che sia, a mio avviso, la ricetta migliore per poter tentare di rimanere lì, perché adesso la squadra a Sorrento, ciao Antonello, la squadra a Sorrento ha dimostrato di essere matura, perché ha superato un esame di maturità importante. Non dimentichiamoci che questa squadra, che andava a segno quasi sempre su palla inattiva, a Sorrento ha segnato tre gol su azione. E che azioni! Poi abbiamo visto azioni abbastanza manovrate, cross con un Ferrara in grandissimo spolvero. Quindi, una volta raggiunta questa maturità calcistica, adesso il Taranto deve mantenere la vetta che probabilmente avrebbe già meritato. Diciamo che, se vogliamo, un pizzico di rammarico c'è per quella sconfitta del tutto immeritata con il Bitonto,
che probabilmente il Taranto avrebbe meritato almeno il pareggio, se non la vittoria. Ecco, con un punto in più a quest'ora tu staresti in testa alla classifica con un punto di In vantaggio solitaria. sulle inseguitrici e con 3 partite da recuperare. Però voglio Ma dire. anche con quei pareggi con Casarano e Gravina pesano ancora adesso quei pareggi arrivati al 95esimo. Certo. Sono tutti punti che hai perso per strada e che avrebbero potuto consentire al Taranto di avere un vantaggio sulle altre non indifferente, ripeto, sempre con alcune partite da recuperare. Poi non è detto che tu queste partite le vai a vincere, però perlomeno sei potenzialmente e virtualmente, come ha detto Luca Fusco la settimana scorsa, il Taranto per me è virtualmente la prima in classifica. E comunque Però al solito ripetiamo, questo è un campionato talmente strano, talmente condizionato appunto da questa pandemia, da tutti questi recuperi, che bisogna vedere, che bisogna essere sempre attenti, perché come abbiamo visto la Putiolana, che a Taranto aveva dimostrato comunque di essere un'ottima squadra, ha battuto un Nardò che stava volando contro ogni pronostico. Quindi il vero. bello di questo campionato è proprio questo, e non è un caso, a mio avviso, che un campionato così equilibrato sia arrivato dopo una sentenza come quella del giudice sportivo su Bitonto Picerno, che poi ha portato le due squadre a dover disputare i campionati di Serie D. Ecco, speriamo che sia così sempre fino alla fine. Sai cosa, Dante? Mi viene da pensare, vista la vittoria della Putiolana, no? Di domenica scorsa, a questo punto la nostra vittoria per 1-0, a mio avviso, ha assunto un valore ancora maggiore, perché noi chiaramente abbiamo, tra virgolette, sottovalutato la Putiolana in base anche alla posizione in classifica. Abbiamo forse sofferto più del previsto, no? Al 93esimo poi abbiamo rischiato davvero tantissimo. Forse la Putiolana avrebbe anche meritato il pareggio, dobbiamo essere sinceri, però visto il 2-1 e questa vittoria della Putiolana di domenica, ecco, allora forse dobbiamo essere onesti, Più è valore. sicuramente in grande ripresa, no, la Putiolana, quindi non è stato, a questo punto non è stato facile battere, no, una squadra che ha battuto poi la capolista, perché il Nardò, anche se ha delle partite più del Taranto, però per il momento è sempre capolista, quindi una Putiolana in grande ripresa. Beh, se vogliamo, la classifica della Putiolana è figlia della prima parte di stagione. C'era un altro allenatore, c'era un'altra dirigenza. Noi stessi, quando il Taranto stesso, quando è andato a vincere sul neutro di Torre Annunziata, ha affrontato una squadra completamente diversa, molto giovane. Adesso è formata da calciatori di grande spessore e di esperienza, per esempio come Armeno, che domenica scorsa con la Putiolana ha giocato una partita strepitosa sulla fascia mancina, si è procurato anche il calcio di rigore. Vero. E quindi adesso, e poi ha un allenatore molto bravo che è Ciaramella, un allenatore che ha consentito, che era già stato allenatore della Putiolana in eccellenza, che è tornato e sta ottenendo risultati. Quindi la classifica della Putiolana non è la classifica della squadra che il Taranto ha affrontato domenica scorsa. Ecco, magari Quindi una vittoria qualcuno ancora più preziosa, ecco, al di là una del vittoria fatto. preziosa, perché comunque poi non ricordiamocelo, il Taranto aveva giocato in 10 per una buona mezz'ora per l'espulsione di Vero? Diaby, per Verissimo. cui una vittoria abbastanza sofferta ma meritata. La Putiolana effettivamente aveva mantenuto dopo l'espulsione di Diaby una certa supremazia territoriale, ma a parte quel colpo di testa di Palumbo al 93esimo, non è che avesse mai impensierito Cieco, ecco, diciamo in quella mezz'ora, perché poi nel primo tempo ci dobbiamo ricordare anche la parata di Cieco su Guarracini, Vero, una una squadra grande parata. Poi ci comunque. chiedono se di Chiaretti non, ma di Chiaretti non se ne parla più, Antonio? Forse un'idea tramontata troppo presto, era soltanto un'idea, un sogno, però forse No, ma realmente non credo sia stata mai un'idea presa in considerazione dal Taranto. Verissimo, verissimo. Era nel corso delle interviste che Lucas aveva rilasciato ai colleghi Mimmo Frusi e Dario Galitelli di Cosmopolis. Dario, che è eccellente, sa fare benissimo il suo mestiere, gli aveva chiesto: ma tu torneresti a Taranto?
E lui aveva detto: sì, se mi squilla il telefono vengo. Poi Si bisogna è vedere proposto lui, quanto. diciamo. Si è più Esatto, proposto lui. bisogna vedere quanto c'era di battuta in quello che ha detto Chiaretti. In questo momento si trova in Brasile. È un giocatore, è un calciatore che tutti noi ricordiamo bene, però sono passati anche quasi 10 anni. È vero che ha giocato in Serie B e ha giocato anche abbastanza bene e potrebbe fare al caso del Taranto, perché in una categoria come questa, un giocatore tecnico come lui, soprattutto se consideriamo che sulle fasce laterali molte squadre posizionano gli under, potrebbe veramente andare a nozze. Esatto. Però non sappiamo come, mettiamo caso, no, che il Taranto ci fa un pensierino, non sappiamo come sta fisicamente, quindi siamo a marzo, magari ci vuole un mesetto prima che lui possa tornare in forma, arriviamo ad Potrebbe non aprile, esserci utile poi il campionato sostanzialmente, magari Dani. è quasi finito, con tutti questi recuperi, poi si sa, un calciatore, quando il calciatore è bravo anche se è fuori forma, però meglio averlo in forma perché può rendere al 100% della condizione. Però credo che Esatto. poi alla fine sia stata soltanto una suggestione. Cosimo, hai dei problemi audio, infatti ogni Si è tanto bloccato salta proprio. il collegamento e non ti si sente bene, caro Cosimo. Io direi nel frattempo Non ha che pagato la giusto. bolletta, Cosimo. Non ha pagato la bolletta, Cosimo, ecco perché. Io, Cosimo, direi di andare di nuovo in sala stampa, quindi un altro stralcio della conferenza di La Terza. Che cosa ne dici? Vai, 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 vai. Vai, 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 È una certo. squadra equilibrata, è una squadra che ha qualità davanti, è una squadra che come noi sta facendo benissimo anche nella fase di non possesso, ha giocatori individualmente forti e poi sta dimostrando con i numeri di essere un organico giusto che merita la classifica. Conosciamo anche il mister è preparato, è uno che sa mantenere bene un gruppo, sa farlo giocare bene, è molto preparato nelle palline attive, quindi sappiamo che difficoltà in questa partita ci sono, però ce la giochiamo con l'entusiasmo e con la personalità della squadra che vuole arrivare al massimo risultato partita dopo partita. E quindi Dante è un mister molto molto fiducioso anche nelle parole che ha detto. Chiaramente riconosce che l'Andria è un avversario tosto, che sta facendo bene anche la fase di non possesso perché è una squadra molto molto solida, però questo 3-0 a mio avviso di domenica ha dato ancora più consapevolezza delle proprie armi al Taranto, che se prima aveva, poi chiaramente vediamo come va chiaramente domani, no? Aveva il problema dei gol fatti. Abbiamo creato tantissime azioni da gol. Qualcuno ci ha chiesto nei commenti in precedenti se schiererà di nuovo il 4-2-4 la terza. Noi abbiamo fatto vedere diciamo, la probabile formazione dove c'è il 4-2-3-1, però Dante non è detto che ci sorprenda nuovamente domani la terza confermando il 4-2-4. Dipende, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, dalle condizioni dei vari Diaby e Corrado. Il tecnico ovviamente li ha convocati e loro ci proveranno fino alla fine a essere della partita. È chiaro che con Corrado il tecnico potrebbe ripresentare la stessa formazione e lo stesso 4-2-4, però a quel punto devi fare spazio a Falcone, quindi è possibile che uno tra Matute e Marsili, diciamo il più indiziato è Matute, debba lasciare il posto a Diaby. Però sappiamo anche che Diaby non è al 100% della condizione, come lo stesso Corrado, quindi è veramente, non è pretattica, è proprio veramente una vigilia di dubbi dovuta alle condizioni fisiche di questi due calciatori e poi anche al fatto che comunque perché se la partita si fosse giocata con domenica prossima, avrebbe avuto più tempo, magari entrambi avrebbero avuto più tempo per recuperare da questi acciacchi fisici. Invece lui li ha portati con sé in ritiro e vedrà domani, poco prima della partita, come si sentono fisicamente, se c'è la possibilità di rischiare. E appunto dal recupero di Corrado o di Diaby dipende anche la formazione, perché se recuperano entrambi, allora può riproporre il 4-2-4, ma deve togliere Matute. E Matute sabato scorso a Sorrento ha disputato una gara maiuscola, veramente è stato imperioso più Bene. Marsili questa volta, soprattutto Benissimo. nel recuperare i palloni. È E vero. poi come si fa a tenere fuori un calciatore come Santarpia che ogni volta che lo butti dentro riesce a segnarti? E anche qui bisogna vedere anche se Santarpia giocherà
per esempio in un 4-2-3-1 possa giocare come sottopunta, cioè alle spalle dell'unica punta con Marsili e Matute, Guaita, Santarpia e Falcone. E tra Bisogna l'altro, Dante, vedere, sono contento ripeto questo. che di Santarpia, perché se ricordi bene, adesso non so se sono io che sto sbagliando, ma nel precampionato Santarpia ha segnato praticamente in tutte le partite. È vero Vero, vero, che il sì, è precampionato magari non è molto, molto attendibile, però un ragazzo della sua età che nel precampionato si fa trovare pronto, conosce bene la porta, a questo punto sono contento che adesso stia giocando e sia tornato nuovamente al gol. Secondo me, avere un under così, se poi è continuo anche nel tenere Dante, abbiamo recuperato un slot per gli under in attacco, abbiamo anche sistemato un po' la situazione, ecco. No, diciamo che è un peccato che un calciatore come Santarpia debba giocarsi il posto con Falcone, che è un altro dei calciatori che in questo momento gode di un'ottima forma, anche se è reduce da un piccolo fastidio. Però sono calciatori giovani, duttili, che possono comunque adattarsi in attacco in qualsiasi zona del campo. Poi, ripeto, mi fido moltissimo di Laterza e so che comunque metterà in campo la migliore formazione possibile, indipendentemente dal Esatto. nome del calciatore, perché abbiamo visto che puoi chiamarti anche Tissone, ma nel momento in cui la squadra, nel momento in cui Andi, sono buoni Serie D. punti e conta vincere, puoi chiamarti anche, non dico Maradona perché non c'è più, ma Platini e va in panchina, Vero. perché è il gruppo che conta e soprattutto contano i risultati. Tu non puoi più permetterti di aspettare nessuno ed è giusto a mio avviso che Laterza si comporti così, nel senso io Tissone ti ho dato delle chance, tra virgolette tu le hai sprecate, aspetto momenti migliori e poi ti ripropongo. È così che deve fare un allenatore, soprattutto Bravo, per bravo la terza. rispetto nei confronti del gruppo stesso. Vincenzo ci scrive: si vede che siamo una squadra umile operaia dal fatto che non abbiamo mai sbagliato approccio alla partita, all'eccezione della gara casalinga col Fasano. Quindi penso che o 4-2-3-1 o 4-2-4 uguale, anche perché i nostri principi di gioco rimangono uguali. Penso che il mister cambierà di partita in base alla forma dei giocatori e alle caratteristiche dell'avversario. Effettivamente, Dante, questo è un po' il riassunto di quello che tu hai detto poc'anzi, ma la fortuna del Taranto di avere adesso una rosa più ampia, no? Perché Montervino si sta anche muovendo sul mercato per rimpiazzare e darci quelle pedine non mancanti, è il fatto che proprio per via del Covid il Taranto chiaramente deve scendere in campo anche il mercoledì, avere delle alternative, no? È utile perché è chiaro che poi torniamo allo stesso discorso di prima. Se siamo stanchi, giochiamo male, non recuperiamo bene le energie. Invece, anche fare un po' di turnover con degli uomini importanti, può non sentirsi, diciamo, no? Questa differenza, ecco, secondo me. Ma diciamo sì che allora io in tutti questi anni di giornalista, con qualsiasi senatore abbia parlato, tutti non mi hanno mai parlato di numeri, sì, indicativamente per farti capire quale poteva essere la disposizione tattica, però quando tu parli con un allenatore, tutti ogni volta parlano di fase offensiva o fase difensiva, quindi parlano sempre di queste due fasi. Allora, che il modulo sia 4-2-4 o 4-2-3-1, l'importante è che gli interpreti stiano al loro posto, siano al punto giusto. Ecco Esatto. perché magari un Tissone che sta facendo difficoltà come trequartista, sarebbe meglio vederlo un po' più arretrato. Col Bitonto ha fatto vedere cose egregie, un po' più arretrato, però in quel caso lì ha una concorrenza non da poco, che è quella di Max Marsili. E sacrificare Marsili qualche metro più largo, a mio avviso, sarebbe un peccato. Quindi a quel punto, come giustamente hai detto tu, meglio avere tutti questi giocatori perché poi ti consentono, quando ci sono partite così ravvicinate, di effettuare una sorta di turnover e di non sentire il peso della fatica, no? Poi ripeto, che sia 4-4-2, 4-2-4, 4-2-3-1, alla fine contano le due Cambia fasi, lui. è il modo di È un modo di approcciare. Come ha approcciare. detto Vincenzo, il Taranto ha sbagliato soltanto la partita con il Fasano, l'approccio, che poi non è stato tanto sbagliato o molle l'approccio con il Fasano. Diciamo che l'espulsione del calciatore del Fasano
ha un po', diciamo, fatto capire al Taranto che poteva essere una gara facile, e a quel punto la squadra non ha più trovato la via della rete. Poi parliamo di un Fasano che comunque era in ripresa e abbiamo visto che dall'ultimo posto è passato al quintultimo posto, ha macinato 15 punti in non ricordo quante gare. Affrontiamo quando Quindi, sono in ripresa, Dante, noi le squadre. Hai notato questo? certo, se il Taranto avesse affrontato il Fasano come da calendario, probabilmente il risultato sarebbe stato completamente diverso. Però questo non vuol dire nulla. E quindi non credo che io difficilmente ho visto questo Taranto sbagliare approccio in questo campionato. Anzi, l'approccio è sempre stato ottimo. Forse è venuto a mancare un po' più di concentrazione e cattiveria con il Fasano dopo l'espulsione del calciatore del Fasano, che ha fatto pensare ai calciatori del Taranto che potesse essere una gara facile in discesa. E Esatto. quello è Dario ci stato un grosso scrive errore. e Alfa Game non se ne parla, si cerca un altro attaccante. E lui, che fine ha fatto Alfa Game, Dante? Quando può essere tra i convocati il No, ragazzo? Alfa Game è tornato ad allenarsi allo Jacobone. Ovviamente, da quello che ho capito, si sta allenando a parte. Dovrebbe rientrare, credo, tra un paio di settimane. Anche lui ormai è prossimo al rientro. Per cui, credo che fra Sarà due o l'arma tre in più con settimane. Corvino, Dante, secondo te? Non ho capito. Secondo te sarà l'arma in più insieme a Corvino, Alfa Game? Beh, sì, sicuramente sono due calciatori che tu, Corvino non l'hai mai, non la, prima di domenica, di sabato non Infatti, l'avevi mai utilizzato, Alfa mai, Game l'hai utilizzato mai per visto. due o tre partite che aveva segnato un gol. Segnato. Sono calciatori che comunque hanno una certa esperienza, hanno una tecnica sopraffina, e l'abbiamo visto Corvino, un'azione ha avuto, una palla, peccato perché il portiere si è opposto alla grande, altrimenti avrebbe debuttato con gol. Però ci Non ha è fatto già ancora vedere pronto. le sue doti, Dante Corvino. Ci ha fatto vedere come è presente in area di rigore, come riesce a portare anche il difensore. Quindi, comunque, ha delle caratteristiche, secondo me, che non hanno gli altri attaccanti. E forse questo per noi sarà buono perché cominceremo anche a essere più prolifici, in fase realizzativa poi. No, sicuramente hai a disposizione più armi, e in virtù di quello che dicevamo in precedenza, di tutte queste partite ravvicinate, tu hai con tutti i calciatori al top della, per esempio, in questo momento Corvino non è al top della condizione perché sta recuperando piano piano, quindi non è in grado di tenerti per 90 minuti. Quindi magari, siccome è un calciatore rapido, tecnico e veloce, la terza preferisce più farlo giocare a partita in corso quando magari gli avversari sono un po' più stanchi, piuttosto che dall'inizio, no? Però io credo che gli manchino, diciamo, un paio di settimane e tornerà il Corvino che è il valore Speriamo. aggiunto che Perché tutti stavamo aspettando, perché poi poi è magari stato. con Corvino al top rende meglio anche Diaz, perché poi ricordiamo che questa era una coppia a Fasano che faceva bene, forse le Verissimo. caratteristiche di Diaz con Corvino possono essere sfruttate al meglio e segna di più anche Diaz, no? Che fino a questo Ma momento però. ti conosco, sì perché se vogliamo, dopo la partita con la Puteolana, noi di Pronote siamo stati un pochino duri vero. con il tecnico La Terza. È stata una critica, se vogliamo, costruttiva, non c'era niente di polemico, nel senso che con la Puteolana abbiamo evidenziato un po' la mancanza di inventiva. Ecco, La Terza spesso ha parlato di mancanza di guizzo. Ecco, nel Taranto ti manca l'uomo che ti permetta il guizzo, no? O meglio, in quella partita è mancato, perché Falcone non era al top. Troppo buono Walter, troppo buono, ormai non ho l'età per Vogliono il arrivare in Rai, Rai. Dante. No, resta con noi. Non ho più l'età per arrivare in Rai. E quindi dicevamo, avere due calciatori come Corvino e Falcone che saltano l'uomo, creano superiorità numerica e sono i più imprevedibili ed eclettici, comunque possono essere, se vogliamo, un'arma in più anche per gli attaccanti stessi, come dicevi tu, no? Quindi Sì. ti riescono a dettare l'ultimo passaggio, ti inventano qualcosa, un calcio di punizione, un qualcosa che poi ti crei quell'episodio che ti consente di portare a casa la vittoria.
Esatto. Poi c'è Martino che ci scrive: secondo il mio modesto parere, inizialmente potrebbe schierare Falcone e nel secondo tempo, anche valutando le esigenze, potrebbe schierare Santarpia affinché nessuno dei due perda il ritmo partita. Forse vuole schierare subito Santarpia perché c'è quel momento magico, no? Che si viene a creare, Dante, per non fargli perdere il ritmo e quindi vuole sfruttare questa vena realizzativa, no? Di Santarpia. Probabilmente è per questo che lo fa partire titolare. Si vede tu che sei un calciatore di, sei un giocatore di fantacalcio, eh? Però Sfruttare il momento, sfruttare il il momento più 3 non magico, vale qui. Il come più 3 purtroppo se ne dirò male. quando ho acquistato destro, ho sfruttato il suo momento magico perché segnava a ripetizione. Ma hai ragione, E ora? effettivamente è così. E a me con Borca Perché? Maiorale è andata male. Peccato, si è fermato, però anche lui ha sfruttato, anche Fonseca ha sfruttato il suo momento d'oro. Sì, concordo anche con Martino, è possibile che ci sia una staffetta, considerando anche l'incontro ravvicinato poi che c'è domenica, in maniera tale che possano dosare energie tutti e due. È importante averli questi problemi, no? Poi che sia Magari. Falcone, Santarpia, però è Verissimo. chiaro che se non dovesse giocare Diaby, e a quel punto l'under lo devi mettere per forza in attacco. Santarpia dovrebbe scendere in campo per forza. Santarpia dovrebbe scendere in campo per forza, ma non dimentichiamo che hai un altro calciatore che può giocare al posto di Guaita, che è Mastro Monaco, che Sì, però assolutamente. non sta attraversando un periodo di forma esaltante rispetto a come l'abbiamo visto almeno fino alla partita di Altamura. Quindi Vero. ecco perché io, nel caso in cui non dovesse andare bene, non dovesse recuperare Corrado, o comunque dovesse cominciare dalla panchina in un 4-2-3-1, ecco perché vedrei bene, Santarpia come sottopunta, lasciando a Falcone e a Guaita il compito di occuparsi delle fasce. Poi nella ripresa puoi avvicendare Guaita con Versienti, Mastro Monaco stesso lo puoi mandare in campo al posto di Santarpia e far rifiatare i calciatori, quindi Abbiamo diciamo. tanta, finalmente abbiamo tanta scelta. Nicola ci scrive: Esatto. a me sembra che giochiamo meglio tecnicamente fuori casa perché il terreno dello Iacovo non è un campo di patate. Se non sbaglio, Losito diceva domenica, dopo la, diciamo, durante la Sì. trasmissione, che in TV il campo sembra in perfette condizioni, Vero. però non dobbiamo lasciarci ingannare da questo perché non è in condizioni ottimali, Dante. Potrebbe essere, Sì. tra Sì, virgolette, alibi. è vero, cioè è un dato di sì. fatto, proprio di fatto. Sì, ha ragione Nicola Pomes, perché effettivamente lo Iacovone visto dall'alto sembra un tappeto, però Non sta bene. quando ci giochi, molti calciatori, non solo del Taranto, ma anche delle squadre avversarie, si sono lamentati, perché è Certo. gibboso, perché è pieno Zolle. di Abbiamo perso zollette. Pellegrino, per questo anche. Ti ricordi, Dante, quando Sì, no, ma c'era Pellegrino in porta? è strano che negli ultimi anni lo Iacovone non riesca più a tornare agli antichi splendori. A questo punto, considerando che una manutenzione di uno stadio così grande e quindi di un campo così grande ha i suoi costi, spendere qualcosina in più, mi rendo conto che Il effettivamente però sintetico. per fai un bel sintetico di ultima generazione che ti dura per 10 anni, non hai È bisogno di vero. manutenzione. Bisogna mettersi A al San passo con i Siro, tempi. A San mettersi al Siro. passo con i tempi, e poi l'ha detto anche la terza durante l'intervista di oggi. A Sorrento abbiamo giocato meglio perché comunque il terreno sintetico ci ha permesso, ha agevolato le nostre trame di gioco. Quindi a questo punto lo Iacovone più che arma in più si trasforma in un'arma in meno, perché comunque è vero che hai uno stadio così grande che può mettere paura a qualsiasi Sì, avversario, però. però se il manto erboso non è, e lo dicono tutti poi che questo manto erboso non è Sì, del ma anche gli Taranto, avversari, anche gli avversari. anche gli avversari stessi, quindi poi alla fine è vero, il campo alla fine sta per tutte e due le squadre, quindi sia per il Taranto Assolutamente. che per la squadra avversaria, A San però è Siro, Dante, chiaro che per una esempio, è squadra. misto sintetico ed erba naturale. Adesso c'è anche questa cosa qui, no? Misto sintetico, erba naturale, e infatti si vede come è cambiato San Siro negli anni. Prima era appunto un campo di patate, adesso è perfetto. Si potrebbe iniziare a pensare magari a una cosa del genere. Io poi non so, devo essere sincero, potrebbe, è una domanda un po' da ignorante, potrebbe essere anche, io mi chiedo, il clima a non favorire comunque le perfette condizioni dello stadio, magari con questi cambiamenti sempre
piove di meno e quindi si bagna di meno il campo. Cioè, può essere anche una condizione di clima negli ultimi anni che rende così pesante il campo. Ma se piove di meno lo puoi si innaffia. Non è un problema. Cioè, magari c'è qualcosa che negli ultimi anni ha rovinato il terreno, per cui questo terreno lo devi ogni anno rizzollare, come si fa, cioè lo devi arare e ci devi riseminare, e ogni volta bisogna fare così, probabilmente, credo. Ragazzi, il problema negli anni precedenti era il campo B, perché il Taranto era costretto ad allenarsi sempre sul campo A e quindi si rovinava il terreno. Adesso qual è il problema? Adesso si potrebbe giocare, non è omologato per la Serie D, però peccato. È omologato, sì, ma... sì, lo so, però almeno ci si può allenare, Dante, no? Quindi perlomeno se non altro non si può rovinare durante la settimana il campo, non si rovina durante la settimana il campo, e questo è buono, perché se già quando chiaramente giochi incontri delle difficoltà, perlomeno non lo usuri durante la settimana. Questa è già una vittoria da parte nostra. Poi ci scrive Vincenzo: non credo che il problema sia il terreno, sicuramente non è ottimo, anzi, ma facciamo più fatica perché le squadre ci aspettano più basse. Quindi, Dante, può essere anche un problema tattico delle nostre difficoltà casalinghe? È indubbio che effettivamente le squadre, quando vengono a Taranto, cercano di non prenderle, no? Come per esempio ha fatto il Fasano. Per cui Lavello, anche se non ha tirato mai in porta, faceva girare la palla senza problemi, però mi pare che a fine partita il tecnico del Lavello Zeman si fosse lamentato sì, delle sì. condizioni del campo, ma al di là del campo effettivamente ha ragione Vincenzo, perché effettivamente bisogna cercare. Quando le squadre si chiudono così, poi l'unica possibilità che hai per segnare, se non riesci comunque con le palle in gioco, è la palla inattiva, quindi sfruttare il calcio d'angolo, sfruttare il calcio di punizione, sfruttare l'errore dell'avversario e quindi riuscire a essere più lesto di lui. E quindi è chiaro che poi adesso senza ospiti non c'è più senza pubblico non c'è più differenza, diciamo, differenza fra casa e fuori casa, tant'è vero che il Picerno ha perso più partite in casa che fuori casa, proprio perché forse perché hanno girato tutti i campi della Lucania, però tanto. Infatti non si sono adattati a un campo, hanno sempre dovuto girare e quindi si sono sempre dovuti adattare a un nuovo terreno di gioco. Questo alla fine può non sembrare un problema, ma a lungo andare può diventarlo. È vero. Quando si gioca contro il Taranto, tutte le squadre tendono a chiudersi per poter portare a casa il punto. Perché comunque ti temono chiaramente e non ti lasciano grandi spazi. Cosimo, se sei d'accordo, andiamo di nuovo in sala stampa per ascoltare un altro stralcio della conferenza di La Terza, dove credo parla anche di Silvestri, va bene Cosimo? Sì, vai. Più giocatori importanti possiamo mettere nel gruppo, tanto più può trarne beneficio ogni singolo giocatore, perché sicuramente la concorrenza ti dà la possibilità di allenarti meglio, ma soprattutto sono convinto che in questo gruppo ogni giocatore che entra sa benissimo che entra per dare un qualcosa in più all'intera squadra, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Quanti più giocatori possono arrivare, ci possono dare sicuramente la possibilità di affrontare queste ultime partite, visto anche l'annata molto complicata e difficile, di affrontare queste partite con più tranquillità, avendo anche più scelta. Grazie sicuramente alla società, perché ci dà la possibilità ed è sempre molto attenta a tutti i dettagli, ci dà la possibilità di lavorare sempre con molta professionalità e anche con molta qualità nei singoli giocatori. E quindi praticamente mister La Terza ha detto quello che finora, insomma, abbiamo detto anche noi, Dante: più uomini abbiamo, più qualità abbiamo e possibilità di scegliere. Quindi sostanzialmente poi la sintesi è questa, ecco, la tranquillità di avere una rosa così ampia. Allora, ci sono delle domande in merito al mercato, caro direttore, e tra l'altro capita il momento giusto, perché ecco qui il punto sul mercato. Abbiamo già accennato qualcosa prima, direttore, e tra l'altro ci chiedono se ci sono appunto delle novità di mercato, ce lo chiede Loris, oltre a quelle già dette in precedenza, diciamo così, per quanto riguarda la situazione Rizzo. Ci sono dei nomi che magari non sono stati fatti
e che potrebbero arrivare? Qual è la situazione attualmente? No, al momento l'unico nome spendibile è quello di Prinari, però ovviamente qualsiasi trattativa non verrà intavolata prima della partita di domani, per Ovvio. cui, ripeto, molto dipenderà anche dal risultato della partita di domani, perché in caso di vittoria del Taranto l'Andria si staccherebbe abbastanza e quindi a quel punto lasciar partire Prinari non sarebbe, diciamo, un grosso Salve. problema. Però prima di domani non se ne parlerà. Con l'arrivo di Silvestri il reparto arretrato è completo, ricordando che comunque qualora il Taranto dovesse avere problemi a sinistra, nel caso in cui Ferrara dovesse avere una febbre o una squalifica, c'è Versienti che può giocare basso oppure Marrazzo. E quindi diciamo che anche questo problema viene, diciamo, tra virgolette, risolto. Rimane a questo punto da capire qual è la situazione degli attaccanti, perché con il recupero di Corvino e il quasi recupero di Alfageme poi si rischia di diventare troppi lì davanti. Quindi diciamo che Poi c'è il l'acquisto di problema questa... contrario, poi. Esatto. Esatto. Perché poi non dimentichiamo che calciatori come Calembe e Marino hanno chiesto di andare via perché erano poco utilizzati, quindi non erano disposti a giocarsi il posto, volevano giocare comunque dall'inizio e hanno accettato anche delle squadre che magari, come per carità il Brindisi, però ha ridimensionato i piani nel corso del campionato e quindi ha accettato Certo. di a salvarsi col Brindisi piuttosto che giocare a vincere col Taranto. Questo è anche Esatto. indice del carattere che ha un calciatore. Sinceramente, da Calembi io mi sarei aspettato qualcosina di più perché l'avevo sponsorizzato molto all'inizio del Ma anche mercato. a Io quadro, ripeto. Dante, ti ricordi da all'inizio a quadro sembrava davvero molto molto tecnico, anche con un piede ben educato, però poi forse il ragazzo non so perché si è perso e quelli che dovevano No, non è che essere si è perso. A quel era punto, con centrale. l'arrivo, a quel Era punto, con l'arrivo centrale. di Tissone è stato sacrificato e anche lui ha capito che aveva poco spazio a disposizione e quindi ha preferito andare a giocare piuttosto che rimanere in panchina. Sono delle scelte di vita, no? Che Sì, uno no, ma fa, no? sono assolutamente rispettabilissime. Poi c'è Mattia, Dante, questa forse è più per te questa affermazione. Ci sarebbe bella anche una trasmissione pre-partita d'accompagnamento al match un'oretta prima. Quindi ci vogliono ancora più attivi, Dante, sul web, ma No, questo lo dici. è un'ottima idea. Tra l'altro, a me piacerebbe moltissimo fare proprio una trasmissione dallo Iacovone parlando tecnicamente della partita con un ospite, con un opinionista di grido che sappia leggere la partita stessa. Però qui bisogna stare attenti ai diritti televisivi che sono già stati acquistati per questa Vero. stagione, quindi devi fare i conti anche con queste cose. Per cui io credo che un'oretta prima della trasmissione Non della si partita passava. non si possa fare perché è una questione proprio di diritti televisivi, né un'oretta prima né un'oretta dopo. Quindi devi stare attento anche a queste cose qui. Però siamo soltanto all'inizio, siamo appena partiti con le trasmissioni, siamo partiti forse anche un po' in ritardo rispetto a tutti gli altri. Magari in futuro, direttore, vediamo cosa si può Ecco, non è fare, escluso magari in futuro che non si possa fare questa trasmissione di 3 ore, un'ora prima, durante e un'ora no? E dopo la dopo. partita. E così teniamo compagnia a tutti i nostri affezionati lettori che quando vogliono sono cattivissimi, ci aggrediscono, però senza No, di ma loro veramente hanno non visto noi sapremmo. Dante, quindi si sono più ammorbiditi questa Sì, sera. sì, sì. Ci hanno messo in difficoltà, però sono stati e sono tantissimi anche questa sera. Io personalmente e penso anche Cosimo, li ringraziamo davvero tanto per la fiducia che Assolutamente, ci stanno dando. assolutamente. Prima di chiudere, Dante, Aspetta, fammi fare una domanda al direttore. vai, Che vai, vai. allora, direttore, Casarano e Picerno, le due principali antagoniste del Taranto, sono arrivate a marzo e hanno esonerato il proprio allenatore. Questo può essere un punto a favore del Taranto oppure no? Ma non so, sinceramente è come chiedermi se i numeri del Superenalotto più il Jolly sono squadre indubbiamente forti, tutte e due, Certo. molto molto forti, sia il Picerno che il Casarano.
l'allenatore o lo cambi prima Esatto. oppure Non lo cambi vai più. avanti così. È anche vero che però il campionato, per come si è messo, ti consente di cambiare subito. E quindi, perché comunque non c'è una squadra che ha preso il volo, per cui se tu hai commesso degli errori, soprattutto in panchina, hai la possibilità di rimediare. Che poi se si cambia allenatore è per due motivi: o perché non va d'accordo con la squadra e quindi i risultati non arrivano per questo, o perché magari l'allenatore non ha capito quali sono le caratteristiche della squadra e quindi i risultati non arrivano perché magari non vengono utilizzati i calciatori nel ruolo giusto. Nella maggior parte dei casi gli esoneri non tutti combaciano con una ripresa. In altri casi invece sì. Ci sono degli allenatori che riescono a metterti a posto le pedine, fanno soltanto quel tipo di gioco, però poi alla fine dipende sempre dal calciatore. E noi abbiamo scoperto, dopo tanti anni di Serie D, che per poter andare avanti in questa categoria non devi avere, i nomi, devi avere soltanto calciatori che siano disposti a mangiarsi l'erba, a sacrificarsi l'uno per l'altro. E a stringere i denti quando c'è da stringere i denti. Come la squadra di La Qualcosa Terza, Dante. non volevo dirlo, Esatto. ma non volevo dirlo, ma è No, quello. volevi dirlo. Però no, era evidente il tuo discorso che era riferito a questo. Allora, se non sbaglio, domani allora, ci saranno altri recuperi, però credo che sia già stata rinviata la gara del Casarano con il Bitonto, sempre a causa Covid, no? Per due Sì, è stata volte. rinviata al È la 20. seconda volta. Sì, si È doveva stata rinviata il giocare 24. mercoledì prossimo, si doveva giocare questo mercoledì, è stata rinviata a mercoledì prossimo, però poi è stata rinviata all'altro mercoledì All'altro ancora. mercoledì al Questo 24. adesso non lo sappiamo, però il Casarano comunque arriverà a Taranto bello fresco. Dipende, perché Vediamo. magari il Taranto adesso è È il tornato in ritmo partita. condizione, è tornato in condizione, quindi non giocare per tanto tempo. È vero che sei fresco, però ti manca il ritmo, quindi dipende sempre da che punto la guardi. Certo. Io sono convinto che comunque Orlandi una partita prima di venire a Taranto avrebbe voluto farla anche per sperimentare la squadra che ha a disposizione, no? Per vederla giocare. Esatto. Poi effettivamente ormai stiamo capendo pochissimo, non riusciamo neanche più a stare dietro a tutti questi rinvii, questi recuperi. Io personalmente ho perso il conto, so solo esclusivamente quando scenderà il campo il Taranto e mi auguro sempre che non ci siano imprevisti tipo la squadra avversaria che ha il Covid, queste cose qui, perché fermarsi di Perché nuovo. noi l'abbiamo avuto tutti un altro po', quindi. Fermarsi di Però il problema nuovo. adesso sono gli altri, non più noi. Adesso No, il problema sono gli altri. E fermarsi ora che stiamo trovando la condizione, l'abbiamo visto sulla nostra pelle, sarebbe un che quando grosso torni a peccato. giocare fai più difficoltà, perché non giocare per tanto tempo, è vero, sei fresco, ma un conto è avere il ritmo partita, un conto è non avere i 90 minuti nelle gambe. Cosimo, quali sono i recuperi di domani oltre Taranto-Andria? Grazie, Allora, Walter. ma tipo chi quale dei due due, però? cosa? Chi dei due? Tutte e due, Ragazzi, dai, già guardiamo. dovete scegliere chi si deve chiamare Mimmo e chi si deve chiamare Cosimo. Io Esatto. così. Vabbè, Allora, allora io scelgo Mimmo perché sono conosciuto come Mimmo e quindi va bene così. ok. Walter mi dice: vogliamo Cosimo a Mediaset? Non credo che succederà mai, ma se mai dovesse succedere, il merito sarà di quel signore lì sotto. Con il pizzetto, il direttore, quindi eventualmente il meglio ce l'avrà lui. Allora, Cosimo No, ma Lei. il merito non è mai, il merito è sempre vostro per quello che fate, perché dipende solo da voi. Come un calciatore che viene lanciato dall'allenatore, poi l'allenatore, una volta che lo lancia in campo, è il giocatore che si deve dare da fare e che deve dimostrare di essere forte. L'allenatore non c'entra più niente poi. Ok, allora Cosimo Lenti, le altre gare di domani, accenniamole brevemente e parliamo un po' degli altri match prima di chiudere. Allora, domani c'è ritorna in campo il Gravina dopo tanto, tanto, tanto 35 tempo. giorni. Sì, esatto, Mamma mia. quasi 2 mesi, quasi 2 mesi. E niente, il Gravina ritorna in campo e si vedrà il Picerno. Forse il Picerno sperava in questa partita.
dove magari avrà vita facile, questo non lo sappiamo, però comunque per il Picerno dovrebbe essere una gara semplice, visto che va a affrontare una squadra che, come diceva Dante, non scende in campo da 45 giorni. E poi c'è l'incontro fra Sorrento e Pudorana, un derby campano, un derby che sa di scontro salvezza, perché il Sorrento è finito lì giù adesso, dopo quattro sconfitte consecutive, e la Pudorana è in netta ripresa dopo la buona prova di Taranto e dopo la bella vittoria contro il Nardò. Esatto. Dante, Sorrento Pudolana. La Pudolana sembra in grande ripresa. Io chiaramente sembra più una partita classica da X, no? Sorrento cambio allenatore, la Pudolana in un buon momento. Però è una gara interessante perché il Sorrento, poi la domanda è cosa vuole fare da grande? Dopo queste quattro sconfitte consecutive, bisogna vedere se vuole ritornare, no? Come inizio campionato ai vertici, oppure se definitivamente perderà il treno, ecco, diciamo così. Per il Sorrento è una gara importante questa. Ma io a questo punto penso che il Sorrento, per forza di cose, per come si sia messa, come si è messa la stagione, per forza di cose debba cambiare obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di una salvezza tranquilla, anche perché ha tutte le carte in regola per poterla ottenere. È chiaro che si troverà di fronte una Puteolana che arriva da un risultato importante come quello di domenica, aver battuto la capolista e aver ben figurato a Taranto. Sono comunque delle partite che ti danno più consapevolezza, più autostima. Quindi prevedo una gara abbastanza combattuta e prevedo un pareggio, uno 0-0, 1-1. È Sei molto d'accordo con me? interessante anche la partita di Gravina col Picerno, perché Palo ha vinto la prima gara, ha vinto anche con una squadra importante come l'Andria e quindi si è presentato bene alla piazza. Nel post gara ha detto questo è solo l'inizio, quindi deve, diciamo, deve confermarsi. E certo, il Gravina è reduce da 35 giorni di stop, sono veramente tanti. Magari alla prima partita la stanchezza non la senti, la puoi sentire alla seconda, alla terza partita che recuperi, che giochi, no? Perché poi sei costretto a fare tante partite ravvicinate. E poi c'è E quindi. questo, diciamo, questo timore, perché il Gravina comunque per via delle gare in meno è ultima, la paura della classifica, anche psicologicamente può essere difficile, no? Sì, Oltre che è fisicamente. vero. È vero, è vero. Lo dicevamo anche quando il Taranto doveva recuperare tutte queste partite. Il fatto, di dover vincere a tutti i costi perché devi raggiungere il primo posto, perché devi abbandonare l'ultimo posto, può, diciamo, tra virgolette, consumarti. Dal punto di vista psicologico, poi ripeto, mens sana in corpore sano, cioè se tu stai bene fisicamente anche la mente sta bene. E tutte queste partite ravvicinate diventano un problema per una squadra che, tra l'altro, negli ultimi giorni ha perso anche Ficara, uno dei calciatori più rappresentativi che è stato ceduto al Casarano. E adesso bisogna vedere, però a Bayan. E speriamo che Abayan possa fare un regalo al Taranto segnando il gol vittoria proprio con il Picerno. Magari. Allora, Dante, prima di chiudere, io vorrei ricordare i nostri sponsor, perché credo che sia giusto ricordare i nostri sponsor. No, quelli sono gli sponsor della trasmissione con Enrico Losito. Questi sponsor Ah, ok, va no. bene, no, io non c'era assolutamente alcun problema. Allora, Cosimo, Pubblicità gratis. va bene. Cosimo, vuoi aggiungere altro prima di chiudere? Abbiamo una sigla bellissima, direttore, non so se l'hai vista. L'ho vista Abbiamo in fase di messo. montaggio e poi non più. La Beh, allora la vedi adesso. rivedo. Allora, Cosimo Lenti, prima di chiudere, vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti chiudiamo e diamo l'appuntamento, ovviamente, a A domani, sabato. Dante, la vostra trasmissione a tempo scaduto, giusto? Sì, Ah, loro sì. domani dalle 18:30, purtroppo la gente dovrà assorbirmi di nuovo. Vi giuro che non eviterò di fare delle punte, eviterò di sovraspormi per diventare antipatico alla gente. Domani alle 18:30 torniamo con Enrico Losito. Avremo come ospiti Enrico. Si collegherà da Pausa Caffè, che è uno dei nostri sponsor. Pausa Caffè, e insieme a lui ci sarà Francesco Passiatore, ex tecnico del Taranto. E poi
ospite collegato con noi, ci sarà Donato Terrevoli, che è un doppio ex, e quindi con lui commenteremo anche il risultato di Taranto Fidelisandria. Quindi fra 24 ore, meno di 24 ore, ricollegatevi con noi e passiamo un'altra oretta insieme. Ricordatevi che a tempo scaduto è la trasmissione dei tifosi e con i tifosi, quindi prenderemo spunto anche dalle vostre domande, dai vostri commenti, che poi gireremo ai nostri ospiti per alimentare il dibattito intorno al Taranto. Come abbiamo fatto questa sera, del resto, no, Dante? Comunque ci hanno Certo, scritto in certo. tanti e siamo felicissimi perché la trasmissione deve sempre essere interattiva e dedicata a chi ci segue. Va bene, direttore, io ti ringrazio per averci fatto compagnia per questa prima puntata. Grazie a voi. Grazie, grazie mille. Grazie Cosimo, mille a noi ci voi. vediamo sabato invece. Ci vediamo esattamente sabato alle 14:30. Siamo andati, diciamo, eccezionalmente oggi alle 18:30 perché la gara chiaramente è un'infrasettimanale, quindi durante diciamo, il pomeriggio si sa, no, che molti di voi lavorano, quindi magari non ci avreste potuto vedere, abbiamo scelto questo orario, però normalmente noi andremo in onda il sabato alle 14:30 quando giocheremo la domenica, altrimenti quando c'è l'infrasettimanale sempre il martedì alle 18:30. Cosimo, ti ringrazio, noi ci vediamo quindi sabato Grazie alle 14:30. Grazie a a te. tutti per averci seguito. A sabato, anzi a domani a tempo A tempo scaduto alle scaduto. 18:30 con Dante Sebastio ed Enrico Losito. Grazie, ciao a tutti. Ciao ragazzi, buonasera.